Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. Seriology. You're goddamn right. Avete capito? Questa è la terza stagione di Seriology con Marco e Ricky, il nostro programma su serie TV e film, il lunedì dalle 20 alle 21, solo su Never Was Radio. Esattamente, eccoci qua, sempre Seriology, sempre su Never Was Radio. Never Was Radio. Never Was Radio. E noi chi siamo? Come al solito, siamo Marco, siamo Ricky e siamo... Aspettate, lo voglio introdurre io perché... Introduci tu, introduci perché tu. Visto che oggi parliamo di cose importanti, abbiamo un artista di livello internazionale. International. International, yeah. International qui, artist. Never Was Radio, un super artista. Chi è? Ale Slave. Detto Slave. C'era anche l'altra volta. Cioè, ormai sono di casa però. Esatto. Perché lui è critico cinematografico e artista. Infatti esatto. Lui è il chitarrista e... E basta, compositore, che cazzo ne so. Terza voce. Anche quarta, va. Anche quarta voce. Red Cycle. Esatto. Cercateci su Instagram. Ma di cosa parliamo oggi, raga? Io non ve lo dico di cosa parliamo oggi. Non ve lo diremo mai. Perché non ve lo diciamo? Perché lo capirete alla fine della puntata. Esatto. Ascoltate la canzone e noi ci sentiamo dopo. Is this the real life? Is this just fantasy? Sto piangendo. Mamma mia ragazzi, mamma mia che canzone. Mamma mia. Amica. E vabbè raga, questi erano i Queen con Bohemian Rhapsody. Noi siamo Seriology, qui in onda dalle 8 alle 9 come ogni lunedì su Never Was Radio. E questa settimana parliamo di Bohemian Rhapsody. Sarà un caso? Esatto. Non lo è. Ma ok. Non lo è. La scelta casuale delle canzoni ci ha messo Bohemian Rhapsody come prima. Esatto, guarda caso. Tra l'altro questa puntata dovete ascoltarle bene le canzoni perché sono tutte indirizzate in una direzione. Non vi diciamo di più. Vabbè, cioè, però lasci intuire così. Diciamo che alla seconda canzone capiranno, Non comunque... è così nascosto e velato come... Esatto. Vi ricordiamo che stiamo facendo la diretta Instagram, quindi se volete sentire quello che diciamo durante le canzoni non dovete farlo questa settimana perché sono importanti. Se volete sentirci cantare, cantare le canzoni, soprattutto, andate a dare un'occhiata lì. Vi ricordiamo anche che qui adesso c'è Slave con noi. Ciao a tutti. Esatto, chitarrista di una grandissima band di Varese. Sì. Ma devi essere convinto almeno. Sì, sono convinto. Ok. E comunque parliamo di Bohemian Rhapsody, film uscito da pochi giorni in Italia. È uscito il 29 di novembre, quindi qualche giorno fa. Due giorni fa. Esatto. Alla regia abbiamo una storia travagliata. Diciamo che abbiamo Bryan Singer, ok, regista di vari X-Men, regista di Superman Returns, di... l'ho già detto, vari X-Men perché sì. C'è X-Men 1, X-Men 2, X-Men Giorni di un Futuro Passato, X-Men Apocalisse, li ha fatti un po' tutti lui. E alla regia... Dopo vi spieghiamo meglio perché ci sono due persone. C'è anche Dexter Fletcher, regista di vari film negli anni 80-90. Diciamo film attuali, è importante Kick-Ass che ha fatto lui. Quindi un bel filmino. Non c'entra niente con Bohemian Rhapsody. No, però, assolutamente però. Però alla sceneggiatura invece abbiamo Anthony McCartan, sceneggiatore di La teoria del tutto e L'ora più buia, quindi filmettini quindi stupidi. Possiamo notare come i nomi in questo film siano bassi e di scarso livello. Esatto. Comunque loro hanno fatto, scritto, prodotto filmacci. Assolutamente film terribili. Personaggi che girano intorno a questo film assolutamente incredibili, sì. Anche passando per gli attori, sì, di esatto. Cui... Non vi diremo più di tanto perché dopo c'è lo spezzone di Rick in cui va a raccontare un po' le loro vicende, sì. Della vita. Però possiamo già dire che c'è Rami Malek, un attore che io prima di questo non è che l'avessi mai amato, personalmente, nei suoi ruoli. Beh, so che a te è piaciuto Rick, ad esempio. Mi è piaciuto in Mr. Robot, mm-hmm. Ma a parte quello di solito... Cioè non mi vengono in mente film, non è che abbia cose fatto grandi troppo cose importanti. Al museo.
una nota al museo. Ha dato la voce, ha dato anche l'immagine del videogioco in Until Dawn, e la voce, ma basta. Cioè, quindi quella pazzesco. Cose grosse che ha fatto. Comunque, oggi parliamo di Bohemian Rhapsody. Per chi non lo sapesse, e siete veramente in pochi a non saperlo, è un film. Film, non è un documentario, questa cosa la teniamo a specificare, esatto, fin esatto. Da subito. Un film sulla storia dei Queen. Quindi dal loro incontro nel lontano 1970 fino quasi alla loro, al loro scioglimento, perché sì. Arriviamo fino al 1985. Sì, diciamo fino al, al loro concerto, possiamo dire più grande. Sì, sì, esatto. Wembley, sì. Più esatto, grosso. Il Live Aid di Wembley, che è rimasto nella storia. E quindi arriviamo fino a lì. Sappiamo che dopo Freddie Mercury, che è ovviamente il frontman, esatto, solista, come si ama a descrivere lui, esatto, della band, morirà nel 91, però questa è un'altra storia. Prime impressioni, Slave, che ci puoi già dire? Ti è piaciuto o allora, non ti è piaciuto? È un grandissimo film, molto emozionante, dal mm-hmm. mio punto di vista, poi essendo anche un musicista l'ho visto, esatto, davvero, davvero tanto, come spero e credo tutti gli arti, gli altri artisti, musicisti, quelli legati insomma alla musica e quindi in generale, ma anche un po' al genere, anche se non strettamente legati al rock. No, sì, beh, ma Queen alla fine piacciono a tutti, cioè, no, infatti nel senso anche quelli che non fanno solo rock, esatto, lo apprezzano, apprezzano anche il gruppo, perché sì, ha dato, certo, una mano, ma poi vedi proprio tutti alla... cioè, tutti i sacrifici che uno fa, no? Parliamo già di cose profonde, quindi, sì, sì, già da inizio puntata, ed è giusto così, perché è un filmone, e noi vi lasciamo con la prossima canzone, I Want It All. E questo era I Want It All, dei... esatto, dei Queen. Perché, come avrete notato, stiamo mettendo tutte le canzoni a base Queen, dato che, se siete arrivati adesso, stiamo parlando di Bohemian Rhapsody, film uscito da pochissimo che parla delle vicende dei Queen, appunto, sì, soprattutto sì, del loro cantante, ma in generale dei Queen, dal 1970 al 1985. Vi ricordiamo che qui con noi c'è Slave, che vabbè... Ciao, ciao a tutti. Ciao, è chitarrista con un volume enorme in cuffia. Mamma mia, mi ha spaccato i tip. Mi ha spaccato i tip. Che volume. E vi ricordiamo che stiamo facendo la diretta su Instagram. Quindi se volete vederci anche, aprite anche Instagram e ci mettete un attimo e siamo lì. È arrivato un po' il momento della trama. Sì, però come ci è stato, diciamo, intimato... Esatto. Il nostro ospite non la vuole raccontare. Sì, quindi dovremmo raccontarla noi. Sono molto emozionato. Ma perché sei così? Non gridare quando parli, cazzo. Parla un po' più lontano, no? Più lontano. Perché non riusciamo ad aggiustare. Sono molto emozionato, no? Molto emozionato molto questo film, hai capito? Ok, okay, perfetto, perfetto. Comunque, allora, diciamo un po' la trama. Allora, le vicende seguono la storia dei Queen. L'abbiamo già anticipato prima. Dal 1970, anno in cui Farrukh Bulsara incontra i primi due membri della band, ovvero Brian May e Roger Taylor. Esatto. Ci sarà quindi il loro incontro, diciamo in un classico pub, sì, localino, locale, di, sì, diciamo di un cittadina. Incontro quasi inaspettato, oserei dire. Esatto. Ma che tanto inaspettato non è, perché diciamo che il buon Farrukh un po' se l'era preparata questa cosa. Esatto, li seguiva da molto. Esatto. I due avevano perso il loro cantante proprio in quella serata. E quindi è nato, diciamo, questo primo sodalizio. Più avanti, nel corso dei mesi, si aggiungerà a loro il bassista del gruppo, ovvero John Deacon. E alla fine la band è rimasta quella fino alla fine. Esatto, esatto. E quindi così i Queen partono e iniziano subito ad avere un successo, quasi inaspettato. Cioè in pochissimi tempi, proprio in una manciatina, sì, d'anni, sì, diventano molto famosi. Anche grazie alla, come dire, spettacolarità del loro frontman e della band anche, esatto, in generale. Sì, perché diciamo che il buon Freddy, sì, perché si era già fatto cambiare il nome in Freddy, esatto, è una persona molto appariscente ed esuberante sul, sì, palco, sì, molto molto, e anche quei denti e quella dentatura particolare in cui verrà rimarcata per molte volte durante il film, mm-hmm, lo rendono appunto un personaggio assolutamente di spicco. Esatto.
E quindi così abbiamo detto inizia la loro scalata verso il successo. Fanno alcune canzoni particolari, tanto che vengono contattate dal EMI, ovvero sì, come posso chiamarla, una EMI, la casa discografica, esatto, sì, molto importante, sì, che ha tra l'altro come uno dei suoi capi Ray Foster, un personaggio inventato ma che trae ispirazione da un Ray veramente esistito. Non hanno usato il suo nome per non creare troppo, diciamo, perché diciamo scandalo, che sarebbe, esatto, pareva brutto, ecco, mettere, esatto, il suo nome. Poi vabbè, tra le varie cose iniziano ad aver successo, quindi non è che possiamo raccontare in due secondi. Passano gli anni, diciamo che la sessualità di Freddie Mercury è sempre più messa in discussione, perché possiamo dire che vabbè, lui fin da ragazzo, dal 1970 si innamora di Mary, sì, Mary Austin, con cui avrà una relazione, si sposerà e tutto quanto, ma nel corso degli anni capisce che forse non è quello il lato giusto, sì, diciamo. No, però lui anche nel film lo rimarca parecchie volte che comunque ama Mary e vorrebbe stare con lei, quindi non è che si, diciamo, lei che è piccato, non lo accetta, è affezionato a lei, anche scoprendo in se stesso l'omosessualità rimane comunque fino alla morte legato a Mary, esatto, Austin, lo sì, si sa sia dalla storia, lo vediamo anche nel film, cioè comunque rimane un'amicizia fortissima, quasi un matrimonio anche, sì, anche sì, se non lo è. E appunto possiamo dire, diciamo, come finisce il film o conta come spoiler? Cioè alla fine Freddie muore. No, Freddie Mercury muore, nel raga, film no, cioè, non volevo rovinarmi, no, nel film tecnicamente non nel film non muore, perché il film finisce nell'85, sì, abbiamo detto, esatto, con uno dei concerti più grandi mai esistiti, ovvero il Live Aid, esatto, un concerto che ha avuto due tappe, una a Wembley dove sarà ambientata quella del film e l'altra non mi ricordo Philadelphia. Dove, Philadelphia forse, esatto. Ma noi ci sentiamo dopo, ascoltatevi la prossima canzone dei Queen. E questa è la terza canzone di oggi, terza canzone dei Queen. Noi siamo seriologi e stiamo parlando di Bohemian Rhapsody. Esatto, esatto. E quindi abbiamo detto la trama. La trama, appunto, l'abbiamo cercato di non dare troppi spoiler, però anche non se è si che sa, alla, si fine, sa, cioè, alla fine la storia dei Queen è successo, diciamo, qualche anno fa, quindi non potete, esatto, lamentarvi, esatto, quindi nel senso, non c'è molto da dire al riguardo. Ora lasciamo la parola a Ricky. Ok, okay. Vai, Ricky. Partiamo dal, diciamo, protagonista, perché sì, diciamo, sì, ok, il film è sui Queen, però è sicuramente più incentrato, esatto, su Freddie Mercury, è più sulla vita di Freddie Mercury, il buon Freddie Mercury, da chi è interpretato? Da Rami Malek, Rami Malek, che è stato criticato molto all'inizio quando fu presentato il film, perché dicevano, perché non ci assomiglia, che schifo, però secondo me è perfetto, anche secondo me è interpretato bene. Lo interpreta benissimo, quindi già la butto lì. Secondo me un Oscar come miglior attore potrebbe... Non lo so, potrebbe essere eccessivo, però magari... No, beh, dentro... Dipende alla... dagli altri film. Altri, no, film... aspetta, non è che non ho detto che lo vince. No, beh. Però secondo me nell'ultima... Ha le potenzialità candidato per... sicuramente. Sì. Come ultimo potrebbe esserci. E l'unica cosa che mi ha dato un pelino... fastidio, sì, che non mi è piaciuta tanto, uh-huh, è la dentatura, sì, perché secondo me, come ho già detto, dicevi, con i miei illustri colleghi prima di arrivare qui, forse è un po' esagerata nel film, troppo presuntuosa, sì, troppo presuntuosa, eccessiva rispetto all'originale, perché comunque, sì, dopo si vedono le foto e i video originali e non è così pronunciata, sì, ed invasiva, però per il resto, però era la sua caratteristica, dai, sì, diciamo, però per il resto, secondo me, Rami Malek è perfetto, è bravissimo a interpretare, sì, sì, il ruolo, anche perché non è un ruolo facile, no, è particolare, niente, e lui lo trovo perfetto. Poi abbiamo Brian May, interpretato da Gwilym Lee. Che secondo me, ti fermo un attimo, perché secondo me è Brian May, non è un attore. Sì, cioè, è uguale. È lui. È uguale, è lui. Uguale. Probabilmente l'hanno photoshoppato. L'hanno messo una maschera, non so, è uguale. L'hanno photoshoppato dopo, in post-produzione, ci hanno messo la faccia di Brian May, perché è veramente identico. Sì, tra tutti è il più uguale. Sì. Voi prendete le foto di quando... Tra dei giovani, Queen, sì, dell'epoca, e prendete, sì, lui nel film, è identico. Sì. Stessi capelli, probabilmente anche i riccioli sono messi nella stessa posizione.
E anche lui, sì, vai. Anche molto bravo, no? Stavo dicendo. Sì, esatto, stavo proprio per arrivare. Anche lui è bravissimo. Lui, diciamo che può essere considerato il, a pari merito, il secondo per importanza nel film, insieme a Mary Austin, perché è quello, sì, che prende un po' più, sì, diciamo, un po' più spazio, il secondo della band, diciamo, dai. Sì, prende un po' più spazio rispetto agli altri due, sì, che rimangono un po' più marginali, sì, 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 e hanno un, diciamo, che ogni band rock ha una categoria, a mio avviso, sì, il cantante, sì, il chitarrista. No, beh, non funziona sempre il così. Batterista, il bassista. Sì, poi mi spiace, mi spiace per Bruno. Salutiamo tutti i bassisti che non sono apprezzati da Marco. Cioè, tipo i pianisti, se ce l'hai, proprio il quinto. Cioè, no, proprio dai, poveri pianisti. Sotto. Sì, no, dai, bene, raga, dai, c'è una gerarchia, dobbiamo rispettarla. Cioè, vabbè, vabbè. E insieme a Mary Austin, che è interpretata da Lucy Boynton. Sì, Boynton. Boynton. Sono, diciamo, i secondi per importanza all'interno del film, sì. E anche lei è veramente bravissima, è azzeccata nel ruolo, sì. E in certe scene tra lei e Freddy mi è quasi scappata la lacrimuccia, perché sì, ci sono scene molto, molto drammatiche, sì, molto... E loro la rendono bene, ti lasciano un attimo dire un po', no dai, perché sta succedendo questo, non voglio. Sì. E niente. Poi abbiamo Roger Taylor, come abbiamo già detto prima, il batterista, interpretato da Ben Hardy, che ha recitato anche in X-Men Apocalypse, sì, o Apocalisse. Ha fatto Angelo. Esatto. Quindi l'ho già visto anche qui film, ci sono un po'. Sì, l'ho già visto anche in altri altro film, non mi ricordo, sì, quali, ma... Tantissimo. Però è quello che assomiglia di meno al... Sì, sì, quello è vero. È quello che appunto assomiglia, a parte i meno capelli, vabbè, e a, al suo interpretato. E anche qui abbiamo le soliti, sì, le solite magheggie, i soliti giri, Brian Singer, X-Men, tutti qua, vabbè. Però anche il mondo lui non è meritocratico. Sì, però, però no, non sfigura nel ruolo. E poi abbiamo John Deacon, il, sì, bassista. Unitosi dopo, interpretato da Joseph Mazzello, che però vabbè, bravo anche lui, sì, non niente, c'è molto niente da dire, niente di che. E questi erano i personaggi, gli attori. Noi vi lasciamo per la prossima canzone, sempre a tema Queen. E eccoci qua tornati, siamo sempre noi, sempre Seriologi, sempre su Never Was Radio. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Bohemian Rhapsody, film, esatto, sui Queen. Abbiamo già detto tante cose, abbiamo già detto la trama, ad esempio, i personaggi, i registi, balle varie. Adesso è arrivato il momento delle curiosità, che tra l'altro non ho spiegato a Ricky neanche questa settimana. Perfetto. Quindi vediamo cosa salta fuori. Ma allora, no, posso, tu intanto di la tua. Aspetta che... Perché okay, io questa cosa non la posso concepire. Okay, dai, io dirò le prime due. Allora, la prima è che ci sono voluti all'incirca 10 anni per far uscire questo film. Perché era, diciamo, già in... dai che mi fai ridere. Era già, scusa, programmata, scusa, da, okay, un botto, okay, di tempo. Quindi da lontano, mi sembra, 2010. Ha avuto tanti problemi perché prima c'erano altri registi. Ha avuto tipo 6 registi questo film. Si sono un po' distaccati tutti. Anche l'attore protagonista all'inizio doveva essere Sacha Baron Cohen. Quindi quello di, vabbè, Borat. Anche Sacha Baron Cohen ci sarebbe stato. Sono state, quello di Borat. Quello di Borat. Ci sono state Borat, molte, ah, controversie, sì, sia, vabbè, con i vari attori protagonisti che dovevano essere Freddie Mercury, sia con i vari registi. Quindi tra una balla e quell'altra ci ha voluto davvero un sacco di tempo. Okay. Ok. Seconda curiosità è che il Live Aid, quindi l'abbiamo detto, il concerto gigante che si tiene a fine film a Wembley. 100.000 persone. Esatto. Quelle scene, diciamo, delle 3-4 canzoni che fanno, sono tutte ricreate passo per passo all'originale. Esatto. Cioè sono fatte, copiate i movimenti, hanno preso i video, i filmati del concerto originale, e ogni movimento che fanno Freddie Mercury, la band, anche solo quando girano la testa per guardarsi, sono assolutamente identici. Sul pianoforte dove suona Freddie Mercury ci sono posate delle birre, delle Pepsi, sì, sì, sono riprodotte in modo sono uguale, esattamente quelle, tutto quelle, quanto. Lascio le curiosità. Poi, prossima curiosità.
che è stato facile intuire, perché ne avevamo già parlato fuori onda. Ovvero che voi direte, un attimo, Rami Malek è bravo a cantare, cioè canta quasi come Bon Freddy. Invece no. Sa perché? Invece no, perché le canzoni che sono cantate durante i concerti, sì, i concerti, sono originali. Esatto. Quindi non è veramente il buon Rami Malek che no, canta durante i concerti, però magari durante le prove, quando si canticchia qualcosa, è veramente lui. Esatto, lì non è come si dice, non è stata ricaricata, esatto, la sua voce. Ovviamente nei brani, quelli veri, sì, quelli originali, sono audio di Freddie Mercury, ovviamente. Quindi ecco perché la voce era molto simile a quella di Freddie Mercury, e alcuni hanno osato dire è identica, perché è originale. Okay. Poi, ultima curiosità, il buon Dexter Fletcher, che abbiamo già nominato, il buon regista, esatto, non è stato accreditato per il film, ovvero, esatto, il suo nome non compare da nessuna parte, esatto, né nei titoli iniziali né nei titoli di coda. Poverino, poi mi dispiace. Ma che sì, si sono dimenticati o... No. Scusa, sono ignorati. No, abbiamo parlato all'inizio della puntata che ci sono due registi, Bryan Singer e Dexter Fletcher. Ah, quindi... Il primo ha, diciamo, fatto due terzi del film. Ah, dopodiché, okay, è stato licenziato, silurato, perché non si è presentato una settimana intera a lavorare, nessuno sapeva perché. Ma esagerato. Sto pistola, ma perché? L'hanno silurato. Gli hanno chiamato Dexter Fletcher, che era uno dei registi che era già stato sentito anni prima, ma che se n'era andato anche lui per diverbi sul film. Insomma, questo film, cioè, non lo aveva fare nessuno. Sì, nessuno. Tutti lo volevano, ma nessuno l'ha fatto. Alla fine è arrivato lui, ha, diciamo, concluso le ultime scene, ha messo lì un po' tutto in ordine ed è uscito il film. Solo che hanno dato il credito a Bryan Singer. Quindi il regista è l'altro, e c'è stata anche un'intervista in cui gli dicevano questa cosa, sì, ma come l'hai presa, diciamo, che non ti hanno accreditato, e l'ha presa sportivamente dicendo vabbè, non mi importa, diciamo, in sostanza. È uscito di classe, dai. È uscito di classe. Sì, è stato abbastanza pacato. Esatto. Secondo me no. Però io mi sarei un po' arrabbiato, dentro sicuramente era un probabilmente po' probabilmente gli ha lanciato tanti di quegli accidenti ai poveri produttori, che sì, se li ricorderanno per tipo sempre. Sì. E comunque queste erano le nostre curiosità su Bohemian Rhapsody. Ma c'è ancora una grande parte importante di questa puntata. Esatto. Ovvero le nostre recensioni, il nostro giudizio finale su questo film, e dopo ne sentirete delle belle. I want to break free. I want to break free. Grande Marco. Bravo. Hai visto? Adesso noi tre creeremo i Queen 2. Ecco, i Queens. Oh, ma è chi faceva la voce nel film? Certo. Sì, ero io. Tu suoni la chitarra. Altro che live. Lui canta e io faccio i cori. Tu fai tutto. Tutto il resto, batteria, basso. Manager, tutto insieme. Noi siamo seriologi e adesso è arrivata la parte delle recensioni su Bohemian Rhapsody. Esatto. Io lascerei immediatamente la parola a Slave. Mm. Perché è quello tirato un po' in causa, dai, il chitarrista di una band rock ci deve dare il suo giudizio per primo, vai. Allora, il mio giudizio, è altamente positivo per, okay, il film, è un film molto bello, chiaramente, non, tra virgolette, non mi è piaciuto, mi aspettavo magari una parte più estesa di come ha vissuto la propria vita, no, la sua parte di vita, quando ha scoperto di avere appunto l'AIDS, Freddie Mercury. Mm-hmm, okay. Cioè, secondo me è un po' troppo ristretta, molto frettolosa, molto veloce. Quant'è che a riguardo di questo ho una cosa da dire. Sì, bene. Cioè, a riguardo, un'altra curiosità che, okay, effettivamente potevo mettere come curiosità. Ma non l'hai messo. Nel film scopriamo che Freddie Mercury ha l'AIDS prima del Live Aid. Sì, ok. Sì. Nella realtà l'ha scoperto dopo. L'ha scoperto, esatto, tra l'86 e l'87. Non lo sapeva ancora di avercelo. Mm-hmm. E quindi diciamo che anche quella è una parte un po' romanzata. Forse perché appunto dovevamo mettere il concerto finale. Sì, l'ha fatto così. Ci stava a fare. Perché io appunto mi aspettavo magari
l'inserimento di un loro pezzo famoso che è The Show Must Go On, sì, che il chitarrista Brian May appunto ha scritto in quante onore di Freddie Mercury, l'ho portato qua apposta, quando gli ha detto che sarebbe appunto morto. Ci sarebbe spettacolo stato, ecco, sì, magari una critica che si può fare al film è appunto questa, che è forse in alcuni tratti un po' troppo romanzato. Sì. Però io non lo darei, no, è romanzato no, aspetta, bene. Una critica, mm-hmm, ma non pesante, che rovina il film, no, okay? Perché appunto è un film, non è una biografia, è un film drammatico. Sì, drammatico. Non è una biografia, quindi non è un film storico, quindi anche queste discrepanze appunto per semplice godimento, godibilità da parte, sì, del pubblico, sì, ci stanno. Un'altra cosa che dicevamo negativa, per modo di dire, che forse è troppo incentrata su Freddie Mercury, ma alla fine, che ne stavamo parlando ieri io e te, Ricky, sì, alla fine per il 70% è lui la band, sì, perché, ma perché anche durante il film lo ripete, è lui la mente di che più. Lui è una persona così molto, sì, esuberante, sì, sì, eclettica, esibizionista, ma anche nella vita privata che l'ha dimostrato. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we were rock you. E dopo questa we were rock you. Attenzione. E questa era We were rock you. Esatto. Vabbè, sempre dei Queen. Buttate in mezzo alla... Dacci un voto finale, vai, alla tua recensione per questo film. 8. Aspettavo qualcosa di più. Anche aspettavo qualcosa di più. No, vai Ricky, ti lascio la parola allora. Allora, ho già detto, film non mi dilungherò troppo. Mm-hmm. Film bello, sì, godibile, mm-hmm, anche queste discrepanze ci stanno perché rendono il tutto più bello da vedere e anche un po' poetico, se possiamo dirlo. E come ho già detto, gli attori sono bravi, le musiche non sono originali, però sono messe in punti perfetti secondo me del film, quindi anche il montaggio audio è molto bello e la regia, secondo me, tra tutti i vari registi, sì, tra i vari problemi è buona, quindi io gli darò un bellissimo 8 e mezzo. Ok, perfetto, allora manco io. Cosa c'è da dire? Avete detto tutto voi. Un film pazzesco. A me la cosa delle discrepanze storiche non è pesata per nulla. Magari perché appunto io non sono nato fan dei Queen, cioè non è che io sia mai impazzito per loro. C'è da dire assolutamente che sono state probabilmente una delle band rock, senza probabilmente, tra i primi, sì, tre band rock più famose di sempre, siamo primi cinque, sì, assolutamente, esatto. Quindi non c'è niente da dire al riguardo. Attori bravi tutti quanti, da Rami Malek a compagnia bella. Secondo me il film ci sta un botto, anche la parte che finisca con il Live Aid, sì, che non vada, sì, oltre. Potevano magari farlo un po' più drammatica vedendo la sua morte, però secondo me, però, ci stava magari, che è finito all'apice, esatto, del tutto. Magari anche chi non è fan e non li conosce così bene, gli rimane questa immagine dei Queen con il loro super, esatto, successo. Epica. Fine. Adesso sentitevi l'ultima canzone, dopo arriviamo noi con il finale. There's no time. E così siamo giunti alla fine di questa puntata. Prima vi diciamo velocemente le uscite di questa settimana. Tra i film abbiamo Colette, il 6 dicembre, film che ha la regia Wash Westmoreland, ma che ha come attrice protagonista Keira Knightley, quindi merita di essere visto solo per quello. Tanta roba. Esatto. Secondo film, Alpha, un'amicizia forte come la vita. Anche questo 6 dicembre, l'ho visto il trailer. Sì, c'è il trailer famoso di questo ragazzo che incontra un lupo e fa vedere la nascita di un'amicizia. Zanna bianca. Sì, però 20.000 anni fa, esatto. Zanna bianca, quella zanna bianca. Zanna bianca. Terzo film è il film che esce il 10 dicembre ed è il film di Calcutta,
tutti in piedi. È il documentario sull'ultimo concerto live di Verona. Niente da dire, non ci piace lui. Però se non vi piace, andate a vederlo. Poi serie TV. Serie TV abbiamo qui. Se il nostro ospite smettesse di toccare le cose, non toccare le cose. Abbiamo come più recente The Marvelous Miss Hazel. Fatica. Sì, difficilissimo. In uscita il 5 dicembre su Prime Video, la seconda stagione. Sì. Di cosa parla questa serie? Non lo so. Non lo so. Non mi interessa. Io vi dico che c'è. Parla di una signora che avrà delle sue vicissitudini da superare negli anni 50. Casalinga. Deve fare cose. Noi non vogliamo rovinarvi niente perché è la seconda stagione. Fare cose. Esatto. Poi su Netflix il 7 dicembre uscirà la prima stagione di Dogs of Berlin. Di cosa parla questo? Come la serie TV di settimana scorsa, anche questo parla di poliziotti a Berlino. Ok. Quindi escono sempre serie TV sui poliziotti. Poliziotti a Berlino. E allora in questo mese saranno usciti 3 o 4 serie TV su poliziotti a Berlino, spia a Berlino, gente di Berlino. Insomma, però questa settimana vediamo. Non c'è niente di veramente importante da andare a vedere, esatto. Particolarmente. No, c'è ancora Bohemian Rhapsody. C'è Bohemian Rhapsody. Non è uscito. Ci sarà per il prossimo mese, ma vabbè. Andate a vederlo. Slave, sei contento di essere stato qui? Sì, moltissimo. Come sempre, è un onore per me. Grande. Molto divertente. Ma puoi salutare qualcuno già da adesso? Dai, saluto come al solito tutti i miei compari, i miei amici. Ma dove sei? Dove pensi di essere? Al bar con gli amici? No, è Bruno che mi influenza. Immagino la sua band, perché poi oggi la sua band. Saluto i miei genitori, mio fratello, la mia ragazza e... Okay. Voi chi volete tutti? Io saluto Ciccio Gamer ci segue da tanto. Dalla vita. Cioè, salutate qualcuno. Esatto, e cos'altro da dire? Io saluto come al solito la Bea, la mia ragazza, mia mamma, che sicuramente mi ascolta. Paolone. Però, e noi vi diciamo che la puntata è finita. Sì. Ma ascoltatevi questa canzone. Perché è l'ultima, raga. È l'ultima. Cercatevela. Però lo show va avanti.